Wahekuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 e benvenuti in questo primo episodio di Yo-Kai Watch 4. Cominciamo. La sigla non la metto perché già ho provato varie volte a caricarla e mi hanno mutato tutto il video, non solo la sigla, quindi non posso assolutamente metterla. Eccoci qua. Yo-Kai Watch 4. Vediamo un attimino meno per cos'è. Ah sì, le istruzioni. Allora, prima di cominciare, una cosa velocissima. Non tradurrò tutto in game mentre gioco, ma tradurrò tutto quanto nel post-editing, nella post-produzione, perché ragazzi, tradurre in Azumi Eleven è stato devastante a livello mentale. E se devo rifarlo con Yo-Kai Watch, che ha molti, molti più testi, dato che è un gioco per console fissa, quindi ne avrà tantissimi in più, ci metterei una vita e ne uscirei davvero distrutto dopo neanche un'ora di gioco. Quindi direi di iniziare e quello che vedrete tradotto sarà tutto quanto fatto nel post editing, quindi diamo il via. Ed eccoci qua, noi siamo Keita per forza? Beh, qua mi dice solo che posso tornare allo schermo del titolo o selezionare ok. Penso che possa andare così. Keita no, mi chiamo Link, ovvio. Ovviamente, dato che il gioco è giapponese, mi chiamo Link, però quando uscirà italiano, Andrea assolutamente, categorico. Keti, quindi possiamo anche giocare con lei. Ho visto i Watcher e ci sono tutti quanti i Watcher, ovvero quelli, i possessori di Yo-Kai Watch, ma non c'è Luna, per qualche strana ragione. Katie invece la chiamo Katie perché il nome Fumi sinceramente non mi dice nulla, quindi preferisco chiamarla con un nome che conosco. Link-kun, sì. Molto bene. この時を待っていた。あらゆる世界、あらゆる妖怪が私の思うがまま。 Ok, devo dire che sono rimasto davvero senza parole, dal risveglio in poi. Wow. Ok, vedere Yo-Kai Watch finalmente su una console fissa come Nintendo Switch con questo tipo di grafica è sicuramente fantastico per gli occhi. Già vediamo un easter egg là nel portafoto, che c'è appunto l'amico che si è fatto Nathan in America, ovvero Wyatt. Comunque sia, mi sembra di aver capito che quell'occhio gigante, non ho letto il nome, non ho visto neanche se c'era scritto a dire il vero, vuole prendere il controllo del mondo degli yokai, di Yomakai, che sarebbe appunto mondo degli yokai, tanto per farla semplice. Quindi in teoria noi saremmo... Questo si svolge dopo gli eventi di Yo-Kai Watch 3? Sì, sto leggendo Gorogoro, perché Gorogoro... Ma perché non possono prendere i diritti di Gorogoro e schiaffarla dentro un videogioco? Sarebbe molto più semplice.
Ok, quindi oltre ad avere delle cinematic parlate, il gioco ha, spero, anche dei dialoghi. Anche se non avendo il primo dialogo parlato, vuol dire che forse fanno come Yokai Watch 3 e Blasters, che i personaggi parlano, dicono una semplice parola. The Haunted. Ok, l'infestato? Beh, Haunted è infestato, quindi. Va bene, però comunque sia, magari, proprio perché è primo dialogo, non parlano. Andiamo avanti, poi magari. Vediamo se comunque sia la cosa si sblocca. Vanno a prendere il gelato? Ma Ice? Ice è ghiaccio. Oddio, nostra madre. Ok, la ghicchia un pochetto, ma me l'aspettavo, quindi non è assolutamente una sorpresa per me. Non c'è alcun problema. Con L, se premiamo L a fondo possiamo correre. Con B facciamo lo sprint. E se lo premiamo mentre corriamo. No, se lo lasci, se non lo premi, se non lo teniamo premuto, con B saltiamo. Quindi un semplice tocco. Con L possiamo muovere la visuale. Ah, quindi no. Ma sì. Ma L. Ah, per ristabilire la visuale. Quindi con R abbiamo una mappa più grande. Ma seppur di poco. Ah, però ci fa vedere quel. Oh, sì. Bene, bene, bene. Che figata. Poter muovere liberamente la camera. Però non possiamo uscire fuori anche perché il balcone è quello che è. E per dormire invece saliamo sopra il letto direttamente. Non possiamo neanche dormire forse. Vabbè, non importa. Intanto scendiamo sotto. Qui neanche ci possiamo andare. Saliamo sopra i letti dei nostri genitori, vai. Perfetto, c'è tutto, ragazzi. No! Da paura! Non ce la. Oh, non c'è il caricamento, che bello. Questa è una cosa che mi piace molto. Possiamo andare fuori? No, devo parlare per forza. Cosa? Ecco, con B si salta. Però non posso salire sopra il tavolo, perché? Vabbè, dai. Televisione? Non posso interagire con la tele? Ah, peccato, si poteva fare negli altri Yokai Watch. Vabbè, vediamo cosa ha da dirci nostra madre. Devi dirmi qualcosa? Whisper. No, non penso abbia rotto la quarta parete perché sarebbe stato assurdo. Ovviamente lui già sta dormendo un'altra volta. Ma è un gatto, cosa ti aspetti, Whisper? Ah, devo andare a comprare il gelato allora? Perfetto. Allora, sgancia i soldi, mamma. Ecco, perfetto. 1000 yen, un po' pochi, ma. Oddio, sì, 10 euro per un gelato. Quasi 10 euro per due. Siamo in tre in famiglia, in teoria, per tre gelati. Bastano. Quindi con X si apre il menu e con Y non si fa nulla con Y. ZR. Non c'è ancora segnato nulla lì agli altri tasti, ok. Quindi probabilmente quando prendiamo. Aspetta, lo Yokai Watch giù ce l'abbiamo. Però dentro casa dici che lo usi a fare dentro casa? Sakura New Town. Valdoro. Valdoro nuova. Per salvare, perfetto. Vabbè, questo non ci serve. Sì, quando è l'icona, non spegnere, eccetera, eccetera. Vabbè, le informazioni di base comunque sia le sappiamo. Allora, io direi di andare prima a casa di Katie, perché vediamo un po' se c'è, se si può entrare come nelle altre case. Non si può entrare nelle altre case. Però ho anche la camera si può muovere liberamente proprio. In distanza si vedono anche i passanti, fighissimo.
molto curato sotto questo aspetto. Oh, ecco come appaiono gli oggetti che puoi trovare nell'overworld. Perfetto. Ce ne sono diversi. Ok, sapete cosa voglio provare invece? Ecco qua. Perfetto, se lo conta. Ottimo. Di yokai in questo momento non ho nulla, ho solo salvataggio. Sì, ho solo Jibanyan. Ce lo fa vedere con una grafica in 2D, va benissimo. Nessun problema, molto carina a dire il vero. Però io salto perché sono bravo. E eccolo. Il salto in Yokai Watch a questo punto è una feature che non puoi assolutamente levare. Però sto andando da tutt'altra direzione, devo andare in alto, devo andare. Questa che vende i fiori... No, il pane? Sì, la panetteria, perché i fiori? E non posso entrare, ma ha una missione per noi oppure vuole semplicemente, parlare? Aspetta! Quindi col tasto... col direzionale destra posso salvare? E salviamo intanto, dai! Wow, velocissimo! Forse perché è digitale e non una copia fisica. L'ho presa in digitale perché volevo giocarci proprio il giorno dell'uscita. In Giappone, ovviamente. Qua è ancora mercoledì, non è giovedì. È ancora mercoledì in Italia. Voi starete vedendo il video giovedì, proprio il giorno in cui esce in Giappone. Aspetta, ma... ah, là c'è un barcologio di rango B. Wow. Bello. Entriamo. Yorozumatu. Fa fresco qua, eh? Beh. Sì, benvenuto. Sì, vorrei del gelato, forza. Scancia, scancia, scancia. Poi anche il cibo, insomma, questa volta si vede bene quello che è. Non è una cozzaglia di... di colori buttati lì sullo schermo. Ok, abbiamo preso latte, uova e tre gelati. Sì, grazie a lei per avermi fatto comprare più che piuttosto. Qui è quello che vediamo tipo nella demo, che c'è il sì, che ce n'hanno fame. Sì. Ha fame, ha fame. Oh, gli ho rubato il gelato! Il mio gelato! Aspetta, Whisper! Ma no, no, prendilo a calci. Non lo aspettavo. Sicuramente è incantato da nonno fame. Tipo nella demo. QB si chiama Fiammocchio qui. Ha capito, okay, point, sì sì. Vediamo un po', qua dietro è andato, nel vicolo. Guarda, guarda questo, che miseria. Fai palestra, zio? Che sozza. Ma... ma aspetta un po'. Oh, non posso entrare però? Salto, scavalco, faccio il ribelle. Che bello che non c'è più una transizione, non c'è caricamento. Bellissimo, molto bello, molto meglio. Ah, se teniamo premuto B corre e non si affatica mai? Ha fatto palestra allora, dopo aver corso su Yokai Watch 1, 2 e 3, dice, dai. Però qui, se potessi andare di là... no, è perché c'è un oggetto, ho visto, però vabbè. Facciamo il giro al limite. Vediamo un po'. Sì, va bene, urla, urla, urla. Deve esserci uno yokai nelle vicinanze. Oh, perfetto. Vai, prima lotta. Con ZL? Ah, devo tenere premuto poi. E me lo aggancia da solo una volta che l'ha trovato. Meno male, perché se no ogni volta col tipo sul 3DS e lì ogni volta a girare. Mamma mia. Che noia che era, se no. Perfetto. Nonno fame. Primo yokai che incontriamo. Quindi Jibanyan contro nonno fame siamo.
Osa anche attaccarmi. Sicuramente ce lo facciamo amico. Se è come nella demo. Purici. Perfetto. Dai, su, su, combattiamo, dai. So che stavi dormendo, però Gibanyan ci ha rubato il gelato. Whisper ha rubato il gelato, quindi... perché è incantato, no? Sai com'è. Combattiamo nonno fame, dai. Non fare storie se vuoi mangiare gelato. Oh, l'ha capito. La prima cosa che doveva dirgli era... ci hanno rubato il gelato, lui... pure zampettante a tutti, anche colpiva pure noi, chi se ne frega. Però intanto... riprendevamo il gelato. Nonno fame! Battle stato! Oh, vediamo un po' allora come funziona. Vai, mo sono curioso. Vagli vicino e dagli una sleppa. Col martello siamo. Reminiscenze di altri giochi per caso? Sì. Ovviamente lui ci dà le capocciate e noi possiamo schivare. Premendo B per correre. Oppure B con una volta sola. Per schivare, in scivolata tipo. Però devo tenere d'occhio anche la mia stamina. Ecco sì, fatti per schivare. Mannaggia a te. Aspetta! Ah, yokai point. Quindi serve a farlo, a menarti dalla distanza praticamente. Anch'io salgo di livello. Oh! Oh, questo gioco bisognerà farmare come la morte proprio. La morte farma. Vogliono persone ogni giorno, quindi... toccherà farmare anche a noi. Come la morte. Non si ricorda nulla. Sì, sei stato incantato, hai rubato il gelato, abbiamo pestato nonno fame a morte. E... ora... sì, il non ti si congela nel cervello? Whisper è scioccato perché dice, ma come io l'ho mangiato e manco mi ricordo? Oh, i nostri amici! Kanchi! Si chiama Kanchi, Pier? Guarda Sandrone! Kuma? Ah, perché ovviamente Kuma orso, certo. Lui è grosso come un orso. Kanchi. Nightfall. Cosa? BBQ? Non mi dite che stanno parlando di... Anaka... no, barbecue sarà. Non penso che stiano parlando di Anacardia. Anche perché si chiama Senpinsburg in giapponese, non possono cambiargli nome. Ah, niente, non se ne fa nulla. Ah no, aspetta, ci vediamo comunque, sì, gli ha detto. Giane, sì, sarebbe ci vediamo, però non è un... ci vediamo quando ci ribecchiamo, non è che dice Giane perché ci vediamo dopo. Ci vediamo quando ci rivediamo. Ok, resistenza, forza, punti, salute, difesa, tutto quanto. Sì, sì. Se i punti salute vanno a zero, sappiamo quello che succede. Gli yokai point invece dovrebbero servire appunto a fargli fare l'attacco Energimax. Credo. Comunque sia, ragazzi, la mappa è molto più comoda ora. E penso che la terrò grande perché è molto più comoda tenerla grande. Certo, tranne quando proprio non serve, tipo ora. Oh, c'era un oggetto luminoso di colore diverso lì fuori. L'ho preso, era solo una pagnotta, quindi... boh, non so perché colore diverso. Prego, madre. È stato un piacere. Abbiamo anche fatto a botte, ma tu non ti preoccupare. Erano botte contro degli spiritelli maligni che volevano mangiarci il gelato. È passata Katie? Katie-chan? Ma no, mamma, non è quella ragazza per cui è una cotta, tranquilla. È solo un'amica di scuola. Quindi dobbiamo andare a casa di Katie ora? Beh, almeno sappiamo che si può andare nelle altre case. Nelle case altrui. Certo, sarebbe successo prima o poi. Però è comunque interessante sapere che si può. Vediamo un po'. Sta qui dietro.
Salve. Povero barboncino. Sì, mi guardate, se mi guardate io scappo. Ok, ti sta qui fuori allora. Cosa? Ma scusami, siamo sicuri? È troppo bello per essere vero, non credi? Ecco, infatti, infatti. Uscirò. È incantata. Per questo si chiama. Oddio, The Haunted, l'infestato, però può anche essere l'incantato. A meno che in giapponese, incantato non venga usato il termine infestato, che noi usiamo come infestato, The Haunted. Potrebbe benissimo essere, perché in genere, nella Bibbia si viene detto che quando c'è un indemoniato viene infestato. Quindi potrebbero aver preso proprio quel termine ebraico che nella Bibbia viene tradotto infestato. Non è che lasciano certe cose al caso i giapponesi. No, non è che non mi piace, è che sei infestata. Chiamiamolo. Proprio è brutto il termine infestato in italiano. Sembra che sia, che ci abbia dei parassiti. Guarda, vedi? Praticamente va a tratti. Quando noi non guardiamo si vede lo yokai, però quando guardiamo no. Ah, cerchiamo appunto con la lente, sì. Eccolo, proprio Pupo Mimo. Ma che c'entra Pupo Mimo? Ah, era uno yokai! Mon Mannequin. Mono Mannequin, ok. Quindi è Katie che è. È lui che è passato a casa nostra, non Katie. Ah, ok. Lui ha detto, ma come Katie si è trasformata in uno yokai? Guarda, quello è uno yokai, è che si è trasformato in Katie, non hai capito? Che tondo. Mono Mannequin. Però mono, perché mono? Forse perché è monocromatico? Ha un colore solo? Bye bye Mannequin. Addio. Va bene. È un po' strano in effetti. Però bisognava capire ora se era Katie che è venuta a casa nostra o il manechino. Ah, dobbiamo cercare Katie quindi. Ok, andiamo. Però insomma, bene o male riesco a capire quello che si dicono, nonostante non stia traducendo ogni singola lettera. Ragazzi, quello che vorrei fare però è esplorare la città e farla vedere anche a voi. Però preferisco andare avanti, dai. Se no, al primo episodio ce lo bruciamo come niente. Vediamo un po'. Dove è andato? Che sia qui? Ah, sì, ecco. Ma quindi Katie è qui? Ah. Ah sì, eccola, come ho fatto a non vederla? Devo essere cieco. Sembra veramente lei ora. Però se si mette a fare l'innamoratina, no, non è lei. Ok, sì. Ok, non è lei ancora una volta. O cosa? Chi era? Manè, che cos'è? Ah, è manichino, ancora una volta! Eh sì! Porca miseria! Cioè, passiamo il primo episodio solo a cercare un manichino! No, eh? Va bene che alcune missioni di Yokai Watch sono così, assurde to totalmente, però iniziamo bene! Dai, non perdiamoci d'animo.
Stiamo andando alla scuola? Sì! Guarda il varcologio come si vede! Accidenti! Rango S! Addirittura! E chi c'è? Che mostro c'è? A proposito, qui c'è un fiammocchio, ma... è blu? Ah sì, certo, è blu. No, non mi serve altro, scusami. Non mi ricordavo che era colore blu normale. Ricordavo sempre verde. La scuola poi è segnata con un fiore di ciliegio. Ok, vediamo un po' se questa qui è la vera Katie ora. Ciao. Allora Katie, sei veramente tu? Vediamo un po'. C'è solo un modo per saperlo. No, non è lei. Già dalla risata avevo capito che non era lei. Ma mi chiedo, è sempre lo stesso Cupo Mimo? Perché se è sempre lo stesso sarebbe da prendere a sbrangate sul collo. Tanto è già morto, è uno yokai qui. Oh, finalmente. Nathan si è incavolato, porca miseria, hai rotto le scatole e mo ti torzo. Ti prendo a badilate proprio, sarebbe anche ora. Bado lo stato? Sì? Dalla battaglia precedente? Ah, posso anche tenere premuto però? No, aspetta, con X sì, gli sparo, ma R gira. Ok, ho capito. Ma per farcelo amico? Ah, devo cambiare però? Ok, sto capendo un attimino come cambiare anche stile di lotta. Perché non si deve solo menare. Ok, ok, a parte poi farò pratica per conto mio. Vorrei provarlo però in portatile, come gira. Sicuramente il frame rate non cala per niente, 30 stabile. Mane. So che benissimo, Nathan, che è piacevole, però... Darling, oh mio Dio. Quel pupo mimo mi spaventa non poco. Però lui non frega niente, dice basta che si cucca e via. Lui spero non ci può credere. Ok. No, perché? Perché? Povero Nathan, ma perché? Sempre male gli va. Tanto poi si sposano alla fine, vabbè dai, su. Chi è che non lo sa? Chiunque segua Yo-Kai Watch sa che poi alla fine si sposano, comunque sia. Però ora, sapete cosa mi interesserebbe vedere? Quello che si è visto nei trailer. Non dico proprio ora. Ah, dobbiamo andare sul Monte Selvoscura? Ci sono yokai anche lì? Beh, certo. Andiamo in marcia. Ovviamente Luigi Banyan è stanco. Dicevo, non è che deve per forza succedere quello che abbiamo visto nei trailer dal primo capitolo. Però, insomma, mi piacerebbe sapere come si svolge. Possiamo anche potenziare alcune funzioni. Oh, bene. E ovviamente avremo anche più punti yokai man mano che il yokai watch si potenzia. Al Monte Selvoscura, forza, allora andiamo. Bene Cuccio, questo primo video di yokai watch 4 termina qui. Usciranno insieme yokai watch 4 e Nazum Eleven questo sabato, quindi mi raccomando non perdeteli. Per ogni modo, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, spero che questa serie possa piacervi, perché davvero ci sto lavorando davvero davvero tanto. Sempre inoltre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!